Il fa da sé con Lucia Cuffaro. Eccoci. Buongiorno Lucia. E qui già il tasso alcolico della trasmissione, ma il culo arriverà questa sera con il cenone e allora la nostra Lucia a chilometri zero ci regala dei bei centrotavola. Allora, io ho pensato di fare un centrotavola segnaposto, ovvero che possiamo utilizzare sia come piccoli doni per i nostri commerciali sopra una bella alzatina come questa antica che mi ha dato una mia vicina molto carina, oppure semplicemente un piatto messo un pochino ad albero di Natale con dei bigliettini con il nome della persona che lo riceve. Il regalino più goloso. Allora, partiamo dal regalino più goloso, che è la cioccolata calda in barattolo, che è golosissima. Si parte da circa 100 grammi di cioccolato fondente, va bene anche un po'. A me avanza ancora quello di Pasqua. Oddio, forse magari quello meglio del torrone, se non ci va di mangiare il torrone, lo sbricioliamo. C'è un ex dirigente Rai, dirigente per sempre, Gabutti, che ogni anno a Pasqua mi regala un mega uovo. Sì? Sto finendo la cioccolata in questi giorni. Caspiterina. Enrico Gabutti. Se vuoi lo puoi dare a me, non c'è problema. No, faccio quello che fai te, allora vediamo. Allora, possiamo, quindi mettiamo circa 100 grammi di cioccolato fondente. In questa dobbiamo mettere il peso più forte sotto, quindi il cioccolato. Poi mettiamo 80 grammi di zucchero di canna. Dobbiamo fare dei piccoli strati in modo tale che anche esteticamente sia molto grazioso. Mettiamo 50 grammi di fecola di patate oppure amido di mais e magari anche, sai, qualche marshmallow in questo modo. Per la gioia dei dentisti. Per la gioia, vabbè dai, ogni tanto. Dobbiamo mettere anche qualche elemento benaugurante, come ad esempio della cannella. Infatti sentivo un odore. Le spezie sono sempre benauguranti e nonché anche il peperoncino, un pizzico di peperoncino, la cioccolata viene strepitosa, buonissima, e il peperoncino porta fortuna. Certo. Qui abbiamo messo tutti gli elementi, tipo il hai paura? No, è che poi incomincio a stanno dire. Va bene, dopodiché l'ultima cosa che dobbiamo fare è quella di mettere o il nome della persona, Dino, ad esempio mio babbo, e scrivere su un cartoncino 3 cucchiai di preparato di cioccolata calda da sciogliere all'interno di un bicchiere di latte sul fornello per avere alla fine questo. Quindi abbiamo svelato la sorpresa di babbo Dino. Vabbè. Questo è per Ingrid. Ingrid. Ingrid nostra. Bene, certo. Perfetto. Allora, quanto si conserva questo simpatico? 4 mesi, guarda. Sono tutti elementi secchi ed è 4 mesi più o meno di conservazione. Poi abbiamo il regalino per profumare casa, le essenze. Sì, allora, questo si fa facilmente e dobbiamo semplicemente prendere un barattolo vuoto, mettiamo dell'arancia, delle fette di arancia, quindi puoi fare tu questo? Vabbè. Paio di fette d'arance, arancia, vai così, e l'arancia, gli agrumi portano fortuna, richiamano l'abbondanza, la fertilità, anche 2 buccini di mandarino, in questo modo. Le cocce del mandarino. Ci mettiamo dell'anice stellato, 2 o 3 pezzetti, mi prendi la cannella per favore, ne mettiamo un pezzettino spezzato. Mi si cannella? Tutto è un po' troppo, magari se me ne spezzo un pezzettino. Prendimi la cannella. Hai ragione. Magda, mi ha detto prendi, non un pezzettino di cannella, prendiamo un pezzettino di cannella. Chiodi di garofano. Che faccio, la sbriciolo? E mettila dentro, anche tutta intera. Tutta intera. Così, perfetto. Semplicemente poi dobbiamo mettere dell'acqua in questo modo. Che buono. Buono, vero? Sì, no. Allora, questo profumo per la casa è semplicissimo, quindi si va a riempire fino all'orlo con dell'acqua, semplicemente si chiude in questo modo e si mette sul termosifone. Sul termosifone così? Sì, anzi, cioè lo regaliamo tappato, ma sul termosifone si mette aperto. Che bei termosifoni in ghisa di una volta. E profuma la casa di Natale. Di quello che vuoi. Se l'acqua finisce si rabocca. Questo a chi lo regaliamo? Questo lo regaliamo a Marco. Marco? Al nostro Marco. Che ruffiana. Io pensavo tu continuassi ancora con la famiglia. C'ho pure un Tiberio da qualche parte. Allora, lo scrub per il corpo al cocco. Fantastico anche questo. Allora, qui partiamo da sale. Tendenzialmente è doppio del sale, metà dell'olio. Quindi in questo caso 6 cucchiai di sale, 3 cucchiai di olio di semi, olio di mandorle. L'ideale è olio di mandorle, ma dato che oggi siamo un po' last minute, possiamo mettere anche l'olio di semi. Quindi riempiamo il barattolino, diciamo, per l'80%, 70% di sale. Eppure questo te lo faccio fare a te. E mettiamo dell'olio, in questo caso di semi, così lo possiamo preparare direttamente stasera. Dimmi. Prego. Tu. Vai, vai. Vado. Dobbiamo fare in modo che l'olio vada su tutto il sale
Ok, beh, basta così. Dobbiamo semplicemente mescolare una bella impastata. Modo. Una bella impastata per fare uno scrub sotto la doccia. Sì. Quindi, mentre ti prepari per farti bello questa sera, guarda, ti puoi scrubbare. Questa sera l'unica cosa che posso fare è mettere il pigiama. No! Alle 9:30 sarò già bello che in pigiama. 10, già bello che in pigiamato, perché domani mattina siamo in diretta. Ah, vabbè, ragione. Saremo in diretta, lo diciamo a tutti quelli che vogliono farsi del male, che domani mattina saremo qua in diretta. Prontissimi. Per fortuna. Alle 6:30. Ho capito, Giorgio, c'è bisogno che me lo ricordi. Lo so che alle 6:30. No, scherzo, grazie, Aprea. Allora, infine mettiamo della farina di cocco che si compra al supermercato. Spesso a Natale ci prepariamo dei dolci, quindi magari già ce l'abbiamo in casa. In questo modo, in modo tale che la parte del cocco rilasci tutto il suo profumo sotto la doccia. Bene. Per una doccia proprio morbida e sensuale. Vabbè, ho capito. Domani mattina quando rifaccio la doccia prima di venire, sì, io la faccio sempre andando lì e poi me la rifaccio anche. Ti massaggi la pelle, quindi partendo dagli arti, dai piedi, dalle mani verso il cuore. Ok, e a questo punto però dobbiamo vedere l'effetto finale. Quindi eccolo qua. Occhio, la nostra, no, è tranquillo, sono forte. La nostra alzatina. Tu sì, ma magari sull'alzatina, sai, dal magazzino Raio, magari già usata. Pensa, l'ho comprata io. Ah, hai comprato tu? Sì, appositamente. Quindi abbiamo fatto il nostro 100 tavola con tutti i segnaposto per i commensali. Bene, ma abbiamo anche una mini mongolfiera portafortuna. Sì, questa ci vuole. È una pillola di riciclo, ma è una pillola lunga, perché secondo in realtà me è molto hai parlato carina. Col colonnello Laurenzi e ti sei divertito a fare qualche esperimento. Ho la vaga sensazione. No. Allora, l'idea era di creare qualcosa di festoso per la mezzanotte. Sì. Allora, io ho semplicemente inserito un palloncino all'interno di un imbuto. Ti pregherai di far tu. Reggi? Che devo fare? Adesso ti spiego. Fidati di me. Prendiamo dei coriandoli, possibilmente realizzati con della carta di riciclo e li dobbiamo mettere dentro e spingere. E spingiamo con la penna, o con una penna o con uno stecchino. Ah, tu ne hai messi proprio abbondanti. Vai, continua. Ma non entra. Vabbè, ma come non entra? No, è che non messi un po' tanti, ammetto. Ok, io intanto comincio a preparare. Infatti, un pochino. Comincio a preparare il cestino. Partiamo da un cestino riciclato. Io ho quelli tipo delle uova di Pasqua, il cestino, questo non sapevo che farci. Prendiamo delle cannucce, quelle da bibita, semplici, e le inseriamo all'interno del cestino. Se non abbiamo un cestino, possiamo anche prendere incollarle con lo scotch, insomma, molto facilmente. Dobbiamo creare la rete della mongolfiera in questo modo. Ok, e continuiamo. Allora, adesso il palloncino va gonfiato. Mica chiederai a me, eh? No, faccio io se ci riesco. Come se ci riesco? Se mai c'è il colonnello Laurenzi, come allora, ha preso una specializzazione? Aspetta, gonfio il palloncino. Nel gonfiaggio di palloncini. Gonfio il palloncino. Sì. Sperando che non mi inquadri Marco. No, ecco. Lui poi. Su. Diaframma, per terzi, respirazione. Ok, si gonfia il palloncino di più. Di più, grazie. Colonnello subito è venuto perché si preoccupa che qualcuno gli rubi il posto. Sia tranquillo, colonnello, nessuno le ruba il posto. No. Dopodiché, ti faccio vedere, non lo fisso perché ce l'ho già fatto. Andiamo semplicemente ad incollare con dello scotch le cannucce sul palloncino. Sì, vediamo l'effetto finale. Vediamo l'effetto finale, perché dobbiamo un po' divertirci. Finale. Allora, eccola qua. Questa è la mongolfiera della mezzanotte. Colonnello, lei che è esperto, ha qualcosa da dire su questo palloncino? Come è stato gonfiato? Questo è Elio. Bellissimo. Questa è la mongolfiera per festeggiare la mezzanotte. Io con le forbici in mano a una donna. Facciamo finta che è mezzanotte. Facciamo finta che sia mezzanotte. Vado? Meno male che si chiama. Vado? Brava! Vedi? Ecco, c'è un ideale passaggio di consegne. Bravissima. Bene, se lo dice il colonnello. Lucia Cuffaro, grazie. Auguri!